Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo moltissimo di situazione attuale, mondo Milan, quindi situazioni infortuni, notizie in vista del big match Atalanta-Milan che chiuderà appunto queste partite, dopo ci sarà la sosta e poi ancora una volta entreremo nel vivo del campionato. Vi invito a restare aggiornati, mi raccomando, perché non parleremo solo di questo, ma anche di calciomercato, in particolare un colpo che potrebbe essere anticipato a gennaio e un altro colpo per gennaio molto molto interessante. Un like di supporto, iscrivetevi per arrivare presto a 5.000 iscritti, ci manca veramente poco, continuate così, vi ringrazio per il supporto, la campanella attiva per non perdervi nessun video, in descrizione trovate qua sotto TikTok e Instagram se vi va seguitemi e trovate anche il sito www.magliago.com, il sito di magliette solito, dove trovate maglie di club, di nazionali, maglie storiche, per poco più di 20 euro potete prenderne una, con il codice LAVOS avrete anche il 15% di sconto, quindi che aspettate, approfittatene, facilissimo, link in descrizione. Detto questo, partiamo subito con il nostro video. Allora, incominciamo subito dalla situazione infortuni, dopo la partita di Champions League con l'Atletico Madrid. Incominciamo dai meno gravi. Allora, vi ricorderete che Brahim Diaz, verso il 55esimo minuto, è uscito dal campo insieme a Leao, con qualche smorfia di affanno e di dolore. Per lui niente di grave, ci sarà tranquillamente con l'Atalanta, quindi possiamo stare tranquilli. Brahim Diaz, giocatore fondamentale insieme a Rafael Leao in questo periodo per il Milan in attacco, futuro top player, ma già adesso è un top player, e non esagero. Poi, situazione Ibra. Ibra purtroppo, come sapete, è stato convocato dalla nazionale svedese, però non giocherà, soltanto per, diciamo, far gruppo e dare esperienza. Tornerà dopo la sosta. Sta facendo un lavoro differenziato, palestra, però ancora non è pronto a correre. Purtroppo, ragazzi, Ibra si sta dimostrando comunque che forse lo sull'ultimo anno, perché era appena uscito da un infortunio, si è subito rinfortunato. Purtroppo l'età arrivati una certa si fa sentire, quindi aspettiamo Zlatan e speriamo che possa essere decisivo anche quest'anno, anche se è difficile alla sua età, soltanto campioni come lui possono farlo. Poi la notizia positiva è che torna Junior Messias, sarà convocato con l'Atalanta finalmente, è stato preso praticamente a fine agosto, tornerà appunto a inizio ottobre. Sinceramente un'attesa che non mi aspettavo, nonostante comunque si sapeva che Messias non si allenava almeno da 3 mesi. Torna, sta bene, pare sia in forma, quindi vediamo, speriamo, perché anche lui è un giocatore molto importante per noi, che può essere decisivo per il nostro Milan, sia che entra dalla panchina sia che gioca titolare. Quindi notizia importante. Poi, altra notizia importantissima, Kier, ci si aspettava che rientrasse con l'Atletico Madrid, neanche convocato, da oggi è rientrato in gruppo stabilmente, quindi anche lui con l'Atalanta ha recuperato e ci sarà. Per quanto riguarda Bakayoko e Krunic, anche loro stanno iniziando a fare lavoro personalizzato, quindi dopo la sosta sicuramente li vedremo, però ancora no con l'Atalanta. Ultima notizia, purtroppo, un altro infortunato. Florenzi, dopo la partita con l'Atletico Madrid, ha accusato un problema al ginocchio, è costretto a operarsi, starà fuori almeno un mese, ma secondo me anche 1,5 mesi, conoscendo comunque i tempi di recupero di Florenzi. Purtroppo, ragazzi, qualcuno di voi l'aveva preannunciato, tra virgolette, Florenzi è un giocatore che negli ultimi anni ha avuto tanti problemi fisici, purtroppo anche lui ricaduta. Dovremmo fare a meno di Florenzi per almeno un mese, sperando che non sia di più. Comunque, per quanto riguarda Florenzi, a destra siamo coperti, comunque avendo Calabria e Kalulu come terzini, e come esterni, Selmayr Kersey, appunto, torna Junior Messias, e volendo c'è anche Castiglieco. Quindi, cioè, mi dispiace per Florenzi ovviamente, però siamo coperti, è un ruolo dove siamo molto coperti. Ragazzi, invece, l'Atalanta ieri sera ha vinto 1-0 in Champions League, ovviamente aspettiamo a parlare dell'avversario, vi posso dire soltanto una news sull'Atalanta, che ieri Gosens è uscito in lacrime, quindi non ci sarà sicuramente contro di noi, mi spiace molto per l'Atalanta, però ovviamente è un punto positivo per noi, visto che di solito siamo sempre noi, non per fare la vittima, ma la verità, ad avere giocatori infortunati, questa volta anche l'Atalanta dovrà fare a meno di un giocatore molto importante, se non il più importante, Robin Gosens. Invece torna Muriel, che già ieri ha giocato, quindi attenzione.
Atalanta, solita squadra, squadra che attacca, squadra che fa tanti gol, squadra che mette in pericolo praticamente tutte le squadre di Serie A, ma anche le big europee, quindi attenzione. Comunque domani ne parleremo già di più e anche sabato e domenica, ovviamente. Comunque spero che il Milan si prepari al meglio a questa sfida perché è molto importante per chiudere questo slot di partite, diciamo. Il Milan è secondo, sta facendo molto bene in campionato, peccato per la Champions League, però pensiamo subito alla prossima. Ora, altre notizie riguardo al rinnovo di Kessié. Purtroppo, ragazzi, allora, molti di voi nei commenti, anche giustamente, hanno espresso la loro opinione dicendo che vogliono Kessié fuori dal Milan, vogliono Kessié in tribuna, che se ne vada, si gioca così, avete ragione. Però, allora, senza dubbio Kessié ha giocato veramente male in queste partite qua, come ho detto anch'io, non mi smentisco, partite sottotono rispetto all'anno scorso, partite con la testa da un'altra parte, svogliato. Senza palle come siamo abituati, quindi se gioca così può andarsene tranquillamente. Però in questo momento noi dobbiamo stare vicino a Kessié, perché allora per noi è un giocatore fondamentale. Va bene criticarlo, ci sta, anche perché lui continua a rimandare questo rinnovo, non arriva, pare che andrà via, va bene, andrà via. Però comunque finché rimarrà il nostro giocatore, sosteniamolo. Ovviamente è difficile, però comunque finché è un giocatore del Milan, diciamo, stiamogli accanto, tra virgolette, per spronarlo a dare il meglio, perché comunque in questa stagione ci serviranno tutti, che siano giocatori che andranno via, che siano giocatori che rimarranno, che saranno in dubbio, ci serviranno tutti. Con Romagnoli, secondo me, non sta avvenendo la stessa cosa. Romagnoli sta giocando molto bene, la verità, però sono d'accordo, sono sicuro che sì, può giocare altrettanto molto bene. Ricordiamo che viene da un infortunio con la Costa d'Avorio, in Coppa d'Africa, dove ha giocato praticamente un anno di fila tra Milan e Nazionale, quindi aspettiamolo. Se poi anche durante la stagione dimostrerà di giocare male, come sta facendo in questo momento, senza testa, svogliato, tra virgolette, senza voglia, allora possiamo criticarlo. Però per ora aspettiamo, perché siamo soltanto a fine settembre, quindi dobbiamo giocare una stagione intera, tranquilli. Il rinnovo lo stanno trattando, anche l'anno scorso lo trattavano e che sì, comunque ha giocato bene, quindi tranquilli. Questa è la mia opinione. Ovvio, anche io sono incazzato per le partite di merda che ha fatto che sì, per le prestazioni brutte, però non critichiamolo troppo. Se poi giocherà male, ok. Poi, mercato, due notizie riguardo a Adli e Asensio. Il colpo anticipato, appunto, potrebbe essere Yassine Adli. Adli è stato preso dal Milan in estate per poi essere ripreso a giugno dell'anno prossimo dal Bordeaux, visto che ora è in prestito annualmente, prestito secco, ricordiamo. Sta facendo molto bene, si è reso protagonista di prestazioni veramente ottime, assist, leader della squadra, nonostante la sua giovane età, e Milan sta pensando di richiamarlo dal prestito a gennaio addirittura, appunto in caso che si dimostra deludente e continua a giocare in questo modo. Potrebbe essere un colpo anticipato e potrebbe essere un colpo molto intelligente, perché al posto di andare a prendere magari un giocatore e pagare il cartellino, prendi subito Adli, che ce l'hai in prestito, pronto, lo metti in prima squadra, lo fai crescere, così almeno si prepara già anche la prossima stagione come riserva, quindi sarebbe veramente un'ottima idea e potrebbe essere un'idea concreta. Quindi aspettiamo e vediamo se questo colpo il Milan lo anticiperà seriamente, Yassine Adli dal Bordeaux. Asensio, un nome che non è andato mai via dai radar del Milan. In questo momento gioca al Madrid, gioca tra virgolette perché gioca poco, soltanto nell'ultimo periodo sta trovando un pochino più di spazio, anche se il giocatore ormai ha rapporti rovinati con Real Madrid e con la società in generale, quindi vuole andare via. Sta spingendo per andare via, il costo del cartellino si gira intorno ai 25-30 milioni di euro, essendo che Asensio comunque non ha un contratto lunghissimo, va in scadenza nel 2023. Alla sinistra, trequartista, giocatore tecnicamente veramente fortissimo, una età che non è neanche tanto avanzata, 26-27 anni. Il Milan sta pensando di prenderlo come giocatore jolly in attacco, come giocatore di qualità per aggiungere ancora tecnica, nonostante ce ne sia ancora tanta, per riuscire a vincere qualcosa quest'anno. E il Milan a gennaio ci penserà. Il profilo in alternativa è quello di Roman Febvre oppure di Vershaaren dell'Anderlecht, Febvre del Brest in Francia. Staremo a vedere cosa succederà per la questione Asensio e la questione tre quarti in generale e anche per la questione di se il colpo verrà anticipato. Mi raccomando, nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate, aspetto la vostra opinione.
un like di supporto, mi raccomando, fatemi sapere anche cosa ne pensate riguardo alla situazione infortuni e che sensazioni avete, anche se siamo solo giovedì, per la partita con l'Atalanta. Mi raccomando, condividete, campanellina attiva per essere aggiornati, iscrizione obbligatoria per arrivare presto a 5.000 iscritti. Trovate TikTok e Instagram in descrizione e se volete anche il sito di maglie www.magliago.com. Noi ci vediamo domani con un prossimo video, mi raccomando, spolliciate, like, sempre Forza Milan, bella!